Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, buon lunedì, buon inizio di settimana, che come ogni lunedì avete in edicola tre unità: prendere la verità nell'inizio settimana, prendere panorama se non l'avete già comprato da mercoledì di scorsa settimana, prendere delitto alla Farnesina, il giallo dell'estate. Allora, per chi ci ascolta in diretta, sono le 7 spaccate in questo istante, mancano 48 ore più 2 ore e mezzo, perché l'appuntamento sarà in Parlamento alle 9:30 di mercoledì, diciamo, allo scioglimento del nodo drammaturgico di questa crisi di governo, quando Draghi tornerà a parlare alle Camere. Per ora, diciamo, lo svolgimento delle cose è quello che abbiamo seguito per tutto il weekend: gli appelli, Mario resta con noi, 1.000 sindaci, alcuni presidenti di regione, si consuma il rito che conoscerà oggi il suo acme delle cosiddette manifestazioni spontanee, diciamo più ZTL che altro, perché a Milano saranno in zona Scala, a Roma saranno a Piazza San Silvestro. Peraltro oggi Draghi sarà in Algeria, tornerà vincitore nella missione dell'acquisto di altro gas, ci fanno sapere anche per altri paesi d'Europa. Quindi immaginatevi Draghi che torna col tubo del gas sotto il braccio. Scherziamo naturalmente, ma insomma il clima sarà questo, l'eroe deve rimanere con noi. C'è anche l'appello di Italia Viva, che è firmabile online, che ha un che perfino di surreale in altri tempi, e se fosse stato fatto da altri a favore di Salvini, per dirci, vi ricordate la polemica sui pieni poteri nell'estate del 19? Sarebbe successa l'ira di Dio. Nel testo di Italia Viva si legge praticamente testualmente: Draghi vada con un suo programma senza ulteriori trattative con forze parlamentari. Siamo a questo livello. E tra i partiti però che succede? Il Movimento 5 Stelle ha momentaneamente sospeso ieri l'happening della sua riunione dei gruppi parlamentari. Le cronache sono però abbastanza esilaranti, perché i due fronti si insultano selvaggiamente. Secondo alcune versioni, diciamo, i talebani pro Conte e pro sfiducia avrebbero detto ai governisti: vi sputeranno addosso, sottintendendo come soggetto i cittadini, gli attivisti. Secondo altre versioni, la formula sarebbe stata: vi sputeremo addosso. Ah, come in altra stagione, diciamo, fu avanzata rispetto ai giustizialisti la profezia Shoshana: si arresteranno fra loro, qui finisce: si sputeranno fra loro. Il livello evidentemente si abbassa. Però occhio ai grillini, perché mentre sembra oggettivamente sempre più difficile l'idea che Conte faccia una conversione a U e riporti tutto il movimento, o quel che ne resta, verso il governo, nulla può essere escluso, ma insomma questa eventualità sembra difficile. Sembra invece farsi molto avanti, assai valorizzata da Repubblica, un po' meno dal Corriere della Sera, ma insomma è questo il tema del giorno: la possibilità di un ulteriore svuotamento dei grillini, di uno spostamento di un certo numero di parlamentari. Chi dice 20, chi dice 30, chi fa notare che con 50 Di Maio diverrebbe addirittura più grosso rispetto alla presenza parlamentare originaria dei 5 Stelle, dicevo, di uno svuotamento del movimento a beneficio di Di Maio. E quindi in qualche misura Conte andrebbe all'opposizione, ma andrebbe all'opposizione svuotato. Draghi non potrebbe tenere fede del tutto alla sua parola, per la quale, diciamo, resterebbe al governo solo con i grillini, e quindi il movimento non ce l'avrebbe più, ma si sarebbe prodotto nel frattempo uno svuotamento del movimento stesso. Questa è da alcuni adombrata come una delle ipotesi di soluzione. Oh, naturalmente poi i retroscenisti si affaticano sul tema: ma lo spiraglio c'è o non c'è? Draghi aprirebbe o non aprirebbe rispetto alle pressioni nazionali e internazionali affinché resti? Prosegue quasi senza eccezioni la demonizzazione dell'ipotesi elettorale, descritta come l'apocalisse. E direte voi, è in tutto questo il centrodestra?
La Meloni mantiene la posizione senza subordinate pro elezioni. Occhio a Berlusconi e Salvini, le cui posizioni vanno interpretate. Ieri c'è stato un incontro in Sardegna fra i due, poi Salvini è tornato agli appuntamenti serali della Lega. Il comunicato diffuso da Berlusconi e Salvini è un comunicato in cui, per un verso, si dice siamo pronti alle elezioni e no ai grillini, per altro verso si evoca ancora il tema del seguire gli sviluppi con responsabilità. Quindi, diciamo, il comunicato è suscettibile di una doppia lettura: per un verso l'essere pronti al voto, per altro verso il non chiudere del tutto a novità parlamentari che dovessero determinarsi. Va bene, e il PD adotta, diciamo, quella che si può ribattezzare la tattica dell'opossum, l'animale che quando arrivano i predatori si finge morto nella speranza che il pericolo passi. Andiamo a vedere le aperture. La verità, un mondo di effetti avversi, i vaccini, è l'ora della verità. Poi nel taglio medio la crisi politica, Lega e Forza Italia pronti alle elezioni. E l'approfondimento di Francesco Borgonovo sulla surreale posizione espressa ieri su Avvenire dal mitologico professor Ricciardi, senza Draghi più Covid, folle terrorismo sul voto, il consulente di Speranza. Andiamo a vedere come mette le cose il Corriere della Sera. Governo, appelli e veti incrociati. Scontro tra i pentastellati, rinviata l'Assemblea. Berlusconi e Salvini, niente patti col 5 Stelle. 1.000 sindaci e rettori firmano l'appello a Draghi. Quindi il Corriere batte il tasto della richiesta a Draghi, resta con noi. Il Fatto Quotidiano vede questa stessa cosa con i suoi occhi: appelli e manganelli anti-Conte, ma Draghi senza 5 Stelle ha il 70%, quindi se vuole rimanere può farlo. Il Giornale, missione centrodestra, liberateci dai grillini, occhio al sommario, lo spiraglio difficile di Draghi, serve un nuovo patto. Il Messaggero, che ci avvicina al cuore della giornata, fuga da Conte, 5 Stelle verso una nuova scissione. Stessa scelta, con titolo più scanzonato anche da parte del Tempo, salti con la T di fine stagione, sono almeno 30 i grillini pronti a passare con Di Maio per evitare le elezioni. La Stampa, Salvini e Berlusconi puntano al voto. E Repubblica, che è la più esplicita sulla possibile nuova separazione tra i grillini, Movimento 5 Stelle, nuova scissione in vista. Allora, incamminiamoci e, come facciamo sempre, una piccola vetrina sui contenuti della verità a volo d'uccello. Allora, Maurizio Belpietro fa efficace sarcasmo sull'intervista di ieri di Luigi Di Maio che, nel tentativo di prospettare sciagure una dopo l'altra in sequenza, in caso di voto, si è anche lasciato sfuggire che senza governo Draghi peggiorerebbe la situazione della siccità. E dice Belpietro: conosco Draghi da 25 anni, ma non sapevo che avesse anche capacità taumaturgiche sul versante dell'acqua. Mentre Francesco Borgonovo, come abbiamo accennato, si diffonde su Ricciardi che applica, diciamo, la teoria tremendista da altro lato, più Covid. A proposito di Covid, Marianna Canè realizza un approfondimento su una rete mondiale delle vittime degli effetti avversi. Questioni giudiziarie, prosegue l'inchiesta di Giacomo Amadori sulla talpa e il tema delle intercettazioni a Perugia. Le interviste del lunedì, Federico Novella sente Clemente Mastella che per un verso dice sogno una Margherita 4.0, quindi declina così la questione centrista, e per altro verso dice in prospettiva non bisognerebbe avere tecnici. Sgarbi, sentito da Alessandro Rico, dice Draghi sarebbe danneggiato nell'immagine se accettasse una soluzione abborracciata, potrebbe cedere solo al pressing estero.
Fabio Dragoni, sente il professor Bassetti che dice no al tamponificio e no alla quarta dose per tutti, mentre Giulia Cazzaniga sente Maurizio Costanzo che ragiona sulla storia del talk show e dice oggi mancano i personaggi per animare quel tipo di spettacolo televisivo. Mentre la cartolina del lunedì è indirizzata da Mario Giordano al ministro D'Incà, che è costretto a fare, diciamo così, la doppia parte con efficacia doppia. Prendiamo la strada della crisi e cominciamo a valutare questi retroscena, lo spiraglio, la poetica dello spiraglio, c'è o non c'è? Il pezzo di Monica Guerzoni è diviso in due parti, tutta la prima parte è come la. Nella nota poesia, in quel caso era la nonna, alta, solenne, vestita di nero, Draghi in questo caso, irremovibile. La seconda parte, vedremo che lo spiraglio c'è. Guerzoni, Corriere della Sera, Draghi non vede passi in avanti, devono essere i partiti a mostrare che c'è un cambio. L'appello bipartisan di 1.000 sindaci italiani, le telefonate di Macron e di altri leader dell'Europa, il profondo rispetto di Biden, la petizione di Renzi, la pressione degli imprenditori e di tantissimi cittadini gli hanno fatto piacere molto e hanno contribuito a incrinare la ferma convinzione di Mario Draghi che le sue dimissioni, congelate dal capo dello Stato, siano destinate a diventare irrevocabili. Lontano da Palazzo Chigi, nella sua casa al mare sul litorale romano, il Presidente del Consiglio ha trascorso 2 giorni di riposo e riflessione. Ha lavorato al discorso di mercoledì al Senato, che potrebbe essere l'ultimo, ha preparato la missione ad Algeri, da cui rientrerà stasera con un giorno d'anticipo, e ha risposto alle telefonate di ministri ed esponenti del governo che non si arrendono alla fine prematura della legislatura. Con i suoi interlocutori, Draghi ha condiviso la non favorevole impressione che la situazione politica non mostri cambiamenti sostanziali. Se tutto è quasi fermo rispetto allo scorso giovedì, anche lui non può che stare fermo, immobile sulla mattonella del passo indietro. E qui, se uno legge la prima parte del pezzo della questione, dice, ma qui non si va da nessuno. E invece andiamo a vedere la seconda parte che fa riferimento alla nota Berlusconi-Salvini. Il comunicato dopo l'incontro a Villa Certosa tra il leader della Lega e quello di Forza Italia è stato letto a Palazzo Chigi come un posizionamento attendista, aperto sia alle urne in autunno che alla ripartenza del governo Draghi. E dunque, se Berlusconi e Salvini, sull'onda del pressing del mondo economico, degli amministratori locali e dei rispettivi gruppi parlamentari, dovessero scegliere la via della ricomposizione, per convincere Draghi a sottoporsi a un voto di fiducia mancherebbe solo un fatto significativo a livello parlamentare. L'atto politico e simbolico che potrebbe consentirgli di riprendere il viaggio è una spaccatura insanabile del 5 Stelle, barricadieri da una parte e governisti dall'altra. I Di Maiani di Insieme per il Futuro e i Lettiani del PD lavorano per rubare al movimento il presidente dei deputati Davide Crippa. Il capogruppo è da mesi in rotta di collisione con Conte e se lasciasse il movimento assieme al direttivo dei 5 Stelle alla Camera, il perimetro della maggioranza resterebbe più o meno lo stesso. E allora qui cominciamo a intravedere la cosa, insomma, non il ratto delle Sabine, ma il ratto del Crippa. Crippa che è oggetto, interrompiamo un attimo la sequenza dei retroscena, ma in qualche misura considerate questa citazione dal fatto una specie di retroscena aggiunto, Crippa per il secondo giorno consecutivo oggetto degli strali di Marco Travaglio, che quando evoca Totò e le battute di Totò per picchiare qualcuno, lo fa con un obiettivo. Vi ricordate Antonio La Trippa, quello che con il megafono diceva vota Antonio, vota Antonio? E qui nel pezzo del lunedì di Travaglio diventa vota Antonio La Crippa, non Trippa ma Crippa. E quindi per il secondo giorno consecutivo presa per il culo di Crippa, capogruppo pentastellato, evidentemente accusato da Travaglio di essere una quinta colonna, il nemico interno. E da questo punto di vista l'evocazione dei manganelli fatta in prima sul fatto diventa, diciamo, perlomeno curioso. Chi è che usa il manganello? Qualcun altro contro Conte?
come dice Travaglio, o Travaglio stesso nei confronti dei dissenzienti interni 5 Stelle più propensi a rimanere dove sta? A saperlo, direbbe Dago Spia. Ma allora, abbiamo letto la Guerzoni e quindi questa storia servirebbe una separazione nel campo pentastellato. Andiamo a vedere altri retroscena. Alberto Gentili sul Messaggero. Draghi valuta se restare con i fuoriusciti grillini, ma serve il sì della Lega. Mario Draghi viene descritto come impressionato e lusingato dalla valanga di appelli a restare a Palazzo Chigi che gli piovono addosso dal paese reale. E oggi, durante la trasferta ad Algeri per firmare nuovi accordi di fornitura di gas, il Premier avrà tempo per riflettere, valutando due novità che potrebbero far vacillare la determinazione a mandare tutti al diavolo maturata giovedì dopo che Conte gli ha negato la fiducia. La prima, se il 5 Stelle si spaccherà ancora e di fatto Conte si rivelerà marginale e non più rappresentativo del movimento, come dice un'alta fonte di governo, Draghi potrebbe decidere di andare avanti. La seconda, disinnescato di fatto il nodo 5 Stelle, i riflettori sono puntati su Salvini. È dal capo della Lega adesso che devono arrivare garanzie chiare, deve promettere di smettere di cannoneggiare e ricattare il governo, dice chi ha parlato con il Premier. Allora, cominciate a sommare gli elementi. La Guerzoni su Crippa, il Messaggero sulla scissione ulteriore pentastellata. Andiamo a cercare conferme a questa tesi, ma certo che la trovate anche su Repubblica, le pagine 2 e 3, 1.000 sindaci per Draghi, si apre uno spiraglio, il Premier attende segnali, ma serve una maggioranza di unità nazionale, spiegano Matera e Vitale. E Pucciarelli a pagina 3 evoca il lavorio di Di Maio per una scissione bis. L'obiettivo del ministro degli esteri è favorire l'uscita dai 5 Stelle dell'ala governista. 35-40 parlamentari guidati dal capogruppo Crippa. E quindi anche su Repubblica trovate la conferma della te. Quanti indizi vi servono per fare una prova? Già siamo a 3. Andiamo alla quarta, che è il modo in cui Massimiliano Scafi sul giornale descrive le cose. In teoria, diciamo, su un giornale di centrodestra ci si aspetterebbe, rispetto al comunicato di ieri Salvini-Berlusconi, suscettibile, come abbiamo visto, di doppia interpretazione, una maggiore enfasi sul lato, diciamo, elettorale dell'accordo fra i due. E invece uno va a vedere Massimiliano Scafi a pagina 7, Draghi apre uno spiraglio, serve un nuovo patto e anche qui andiamo a vedere l'incipit del pezzo. Insomma, spiega a un certo punto Draghi a uno dei ministri a lui più vicini che lo ha chiamato per convincerlo a restare. La questione è semplice. O si riforma il patto di fiducia, ma a questo punto non so come, o io sarò costretto a dimettermi, ma basta chiacchiere e contorsioni. Serve un impegno pubblico in Parlamento, nero su bianco una mozione di maggioranza. E anche qui, diciamo, la cosa è abbastanza scontata perché, come sapete, quando un presidente del Consiglio, quando un rappresentante del governo va in Parlamento, ci sono tendenzialmente due schemi. Il primo schema è quello dell'informativa. Il rappresentante del governo parla, c'è dibattito, ma non si votano documenti. Il secondo schema è quello delle comunicazioni. Il rappresentante del governo parla, c'è dibattito, al termine del dibattito, vengono votati dei documenti, delle mozioni, delle risoluzioni. E in questo caso, diciamo, non è difficile prevedere che la nuova maggioranza o la seminuova maggioranza, nello schema che sembra emergere da questi retroscena, stenderebbe il testo di una mozione, di una risoluzione sottoscritta dai capigruppi, incluso Crippa nell'ipotesi del ratto del Crippa, con il programma delle nuove cose da fare e Draghi magnanimamente direbbe: l'uomo del monte ha detto sì. Quindi vedete che anche Scafi aggiunge, diciamo, un quarto tassello a questa ipotesi. E questa ipotesi trovo una quinta sanzione possibile nell'aver
Analisi di Roberto Gressi, ritorniamo al Corriere da cui eravamo partiti. Programma blindato e senza il leader 5 Stelle, l'ipotesi altra scissione tra i pentastellati. Andiamo a vedere l'ultimo passaggio. Eccolo qua. L'ipotesi che resta in piedi, quella cioè di un governo che arrivi almeno al varo della finanziaria e senza più le fibrillazioni di Conte, potrebbe avere un'attrattiva, certamente per Forza Italia, ma anche per la Lega che avverte il vento del nord favorevole a che il governo vada avanti. Resta la contrarietà di Draghi al cambio di maggioranza, il rifiuto di fare a meno dei 5 Stelle, ma si argomenta in Parlamento se i 5 Stelle non ci sono più. Quindi avete capito qual è il giochino. Da un lato gli appelli, le cancellerie europee, i sindaci, i presidenti di regione, il cosiddetto mondo produttivo, da Capalbio non sappiamo che faranno, in Piazza della Scala a Milano, a Roma Piazza San Silvestro che si riempie con 50 persone, dall'altra parte lo svuotamento dei grillini, Mario resta con noi, il gioco è fatto. Questa è, diciamo, quello che i giornali vi apparecchiano oggi. Rispetto a tutto ciò, cosa fa da corredo in termini di cronache? Allora, per un verso, le cronache dell'incontro Berlusconi-Salvini a Villa Certosa, suscettibile di doppia interpretazione, come abbiamo visto, alcuna un'interpretazione, siamo pronti al voto, un'altra, attendiamo responsabilmente gli eventi. E poi le cronache con minaccia di sputo incrociato dell'assemblea grillina interrotta ieri. C'è poi naturalmente il rito degli appelli. Ah, qui sono Corriere, sta non ci fanno mancare nulla. Allora, il Corriere della Sera, eccolo qua, Alessandra Rachi, oltre 1.000 sindaci firmano per Draghi. Poi Antonio Scurati, non pago di avere evocato anche il papà scomparso la scorsa settimana per dire che aveva trovato consolazione in Draghi. Oggi scrive una lettera accorata a Scurati, caro Presidente, ecco perché non deve mollare, addirittura qui c'è un passaggio, le sto scrivendo per chiederle di umiliarsi, il messaggio è quelli sono stronzi, insomma, ma lei mostri la sua grandezza, eccetera. Poi il capo dei rettori, la fiducia da restituire alle nuove generazioni e non manca il caffè Lavazza, l'imprenditore, non c'è tempo da perdere, priorità al lavoro per i giovani. Quindi il Corriere schiera, i sindaci, il caffè Lavazza, il capo dei rettori e Scurati di supporto. Andiamo a vedere che formazione mette in campo la stampa in questo caso. Allora, qui si va a Lavinio, perché ci si spiega che Draghi va al mare sin da quando era bambino, la casa dei genitori, va lì a riflettere. Flavia Amabile viene inviata a Lavinio, dove tutti dicono: ma com'è bravo, com'è gentile, saluta sempre, eccetera. Il fronte dei sindaci e il sindaco di Torino Stefano Lorusso, che dice sono a rischio i progetti del PNRR, mentre Repubblica schiera il governatore ligure di Giovanni Toti, avanti con Draghi senza se e senza ma, sul come deciderà lui. Allora, abbiamo visto il retroscena e il rito degli appelli. Andiamo a vedere i commenti. Partendo da quello che apparentemente sembra più orientato al voto, ma come sempre leggendo i testi di Paolo Mieli bisogna vedere non tanto quello che sta sulle righe, ma quello che sta tra le righe. I messaggi nascosti. Mieli descrive l'apparente sinfonia degli appelli a Draghi, ma poi dice: attenzione, in quella sinfonia ci sono tante stecche, ci sono tante ipocrisie. E allora conclude Mieli, e uno sarebbe portato a dire: beh, allora finalmente lo dice, meglio le elezioni, sarebbero comunque più chiare, dice Mieli. Ormai da 10 anni ci siamo abituati a questa cosa semicommissariale. Vediamo come conclude. Forse è venuto il momento di ricominciare ad avere fiducia nella saggezza del corpo elettorale. Coloro che hanno un'idea plausibile per la composizione del governo della prossima legislatura e di chi lo dovrà guidare, la propongano agli elettori, dichiarandosi non disponibili a partecipare a combinazioni di ripiego e impegnandosi a restare in caso di insuccesso all'opposizione. Attenzione a questo passaggio. Forse ciò renderà necessario tornare alle urne
due o tre volte a distanza ravvicinata. Ma è meglio correre questo rischio che avventurarci, eccetera, eccetera. Quindi, come ieri, nel momento in cui sembrava in un paragrafo dire beh, meglio le elezioni, poi subito dopo aggiunge beh, certo, bisognerà votare due o tre volte, e quindi questo è evidente che fomenterà nelle comunità di Capalbio, da Mieli frequentate, e in altre prestigiose ZTL, è un levar di mani, ma come votare due o tre volte? No, non... Draghi, resta dove sei. E allora alla bisogna c'è l'altro editoriale del Corriere, quello di Mario Monti, che comincia ad avere un tono garbato ma ultimativo. Tre ragioni per non dimettersi. Non credo che Mario Draghi abbandonerà in questo momento la responsabilità di presidente del Consiglio. Sarebbe una mancanza di rispetto verso il paese e i cittadini. E potrebbe intaccare la legacy dello stesso Draghi, il suo posto nella storia. È totalmente comprensibile l'amarezza provata dal presidente Draghi di fronte ai meschini giochi praticati da vari partiti in tempi recenti e meno a danno del governo e del paese, né si può accettare che i fulmini dei giorni scorsi, scariche incrociate di ira funesta, carbonizzino la vita politica. Ma si arriva al punto. Sono convinto che il capo del governo non lascerà. Quando una personalità esterna alla politica viene chiamata dal capo dello Stato e dal Parlamento a larghissima maggioranza a trarre il paese da situazioni di grave emergenza, quella persona non accetta un prestigioso incarico nel contesto di un cursus honorum, magari in attesa di una carica ancora più alta. Nasce, ho sempre pensato, un vero rapporto morale tra quella persona e i cittadini. Vabbè, Monti parla di se stesso, però. Attenzione perché state cominciando a fare orecchie a quella che sarà la melodia delle prossime 48 ore. Finora ci sono stati gli appelli, adesso arriva la cosa, beh, ma che fai? Ti sottrai agli appelli? Se possibile, dove Mario Monti sta ancora col ditino alzato, c'è già De Angelis sulla stampa che oltre al ditino c'ha pure la bacchetta. Il capo del governo ascolti il nostro. Whatever it takes. L'idea che il gran rifiuto di Draghi non abbia effetto sulla sua credibilità personale può in breve rovesciarsi nel suo opposto, proprio perché la crisi rispetto all'inizio è uscita dal palazzo. Di fronte a una così pressante richiesta di un whatever it takes per salvare l'Italia e non solo, anche Draghi, disattendendola, rischia di pagare un prezzo. Difficile che nel paese qualcuno attribuirà solo a Conte la colpa della crisi. Piuttosto si dirà che è colpa di tutti, di quelli che litigano, ci fanno votare invece di pensare alle bollette, Draghi compreso. Il salvatore che nel momento in cui non assolve al compito, occhio al caffè, inevitabilmente sarà percepito come un, virgolette, disertore. I più cattivi poi diranno che dopo la vicenda del Quirinale non vedeva l'ora di abbandonare la nave. E quindi, per dire qualche elementare verità, De Angelis è costretta a usare lo stratagemma di dire altri diranno che voleva abbandonare la nave, cosa che era evidente sin dall'ultima legge di bilancio, dalla celebre conferenza stampa, sono un nonno al servizio delle istituzioni, quando disse che tutto sarebbe marciato tranquillo, il PNRR anche senza di lui, eccetera. Adesso invece non si può fare niente senza Draghi, ma attenzione perché compare, sia pure tra virgolette attribuita a una rozza vox populi, questa cosa del Draghi che sarebbe disertore se. Allora, abbiamo visto Mieli, abbiamo visto Monti, abbiamo visto De Angelis sulla stampa. Sulla stampa c'è anche Lucia Annunziata che adotta, diciamo, la consueta formula, Laudatio sia verso Draghi che verso Mattarella, così si va sul sicuro. Per Draghi solo lacrime di coccodrillo, tutti con lui, ma nessuno lo è davvero. E vediamola come la mette la Annunziata. Il Draghi resti risuona dalle Alpi al sud. La grande kermesse per convincerlo a restare non risparmia nessuno. In un impeto di indignazione, i sindaci firmatari di una petizione a sostegno del Premier hanno raggiunto quota 1000, senza nessuna distinzione tra centrosinistra e centrodestra. Così, tra l'altro, l'Annunziata che poi chiude su Mattarella.
L'annunziata sembra scoraggiata rispetto all'ipotesi che Draghi resta e conclude: al netto ovvio dell'incognita delle incognite, un intervento di tipo miracoloso del presidente Mattarella. Miracoloso, Mattarella. Resta da vedere Repubblica, dove hanno accenti molto diversi Ezio Mauro e Stefano Folli. E come sempre, da parte nostra, appare più lucida la posizione di Folli. Mauro fa tutta una cosa che prende le mosse dal funerale Scalfari, una certa idea dell'Italia, libertà e responsabilità, tutta la predica ben nota. E poi però la conclusione per dire che i 5 Stelle devono stare dentro. Queste due condizioni necessarie portano alla riconferma di Draghi. Sta al Premier garantire un ambito d'azione politica e di interlocuzione al 5 Stelle, nell'illusione alla disperata rincorsa dell'elettore perduto, nell'illusione di cercarlo nel richiamo della foresta populista. E sta a Conte far valere la sua dimensione smarrita di uomo di Stato che ha guidato due governi, rifiutando l'interpretazione mitologica e ideologica della sua caduta. Dentro questo spazio il 5 Stelle può esercitare un ruolo di rappresentanza, eccetera, eccetera. Ecco, ci fermiamo qui, ma Mauro è praticamente l'unico oggi a scommettere ancora sul fatto che pure Conte, eppure diciamo il 5 Stelle ufficiale, possa essere tenuto in barca. Quindi questo però fa pensare che un pezzo del PD e di editoria a esso collaterale continui ancora a tentare un estremo pressing su Conte. E invece Stefano Folli parla correttamente di agonia del 5 Stelle e arriva a queste conclusioni. A 2 giorni dal dibattito in Parlamento tutti guardano al Presidente del Consiglio e gli chiedono di restare, ma sono le forze politiche che dovrebbero decidere cosa vogliono fare. Il centrodestra si dice pronto alle elezioni anticipate, tuttavia Salvini e Berlusconi non sono sulle posizioni intransigenti di Fratelli d'Italia. A certe condizioni si capisce che continueranno a sostenere il Premier. Attendono che il partito di Conte si disgreghi, che un altro drappello di parlamentari raggiunga lo scissionista Di Maio, che si chiuda il ciclo grillino. Oppure che Conte, a sua volta oggetto di pressioni in nome della responsabilità, collochi quel che resta dei 5 Stelle nell'area grigia dell'appoggio esterno, soluzione debole e il cui presupposto sono ovviamente le dimissioni dei ministri. Di fronte al disfacimento dei contiani, Draghi potrebbe guidare il governo almeno fino alla finanziaria. La destra potrebbe chiedere impegni su pochi punti di programma ben definiti e lo stesso potrebbe fare il PD andando oltre la vecchia intesa con i 5 Stelle e cominciando a puntare su se stesso su una chiara proposta riformatrice. Sarebbe l'unico modo per prepararsi al voto che comunque è vicino. E quindi con questa analisi di Folli che tiene insieme diversi scenari che, a mio modo di vedere, tutti vanno considerati, chiudiamo il nostro giro d'orizzonte e la rassegna di oggi. Noi ci risentiamo questa sera alle 19, sarà con me Alessandro Ricco, poi ci risentiamo domani mattina alle 7 con Francesco Galietti. Da qui ad allora, buonissima giornata. Mi accorgo ora che negli ultimi 6-7 minuti è saltata la diretta Twitter, però invece è perfettamente in onda quella su Facebook. Non appena possibile, inserirò anche su Twitter non solo, diciamo, la porzione di rassegna che è andata correttamente in onda, ma anche il podcast per poterne fruire integralmente. Intanto però gli appuntamenti più importanti sono in edicola, ne avete tre, ovviamente La Verità, Panorama e, se volete, Delitto alla Farnesina. Giallo è l'estate, come si fa a affrontare queste 48 ore senza il giallo dell'estate? Scherziamo, forse.